Abbiamo questo filmato del nostro Luigi Maria Perotti che ha incontrato l'ex capitano della nazionale italiana di calcio, il bravissimo Fabio Cannavaro, un campione del mondo oggi e allenatore nel paese asiatico. Adesso vediamo questo filmato. Cannavaro allenatore è totalmente diverso, perché comunque ho iniziato a dover pensare non solo a me stesso ma a un gruppo di ragazzi, e soprattutto da quando lavoro in Cina ho iniziato a pensare a come gestire proprio totalmente un club, dall'acquisto dei giocatori al taglio dell'erba, a una palestra come questa, che è la prima esperienza che feci. E io richiesi alla società di fare questa palestra, perché gli allenatori che non c'erano stati prima, come Mr. Lippi e come Scolari, pur avendo vinto tutto, erano molto concentrati sulla parte tecnica. Però io penso che se uno sceglie di fare esperienze all'estero, deve cercare di portare la sua cultura sportiva e non badare solo al risultato, perché se vogliamo aiutare a crescere questi paesi, che sotto il punto di vista calcistico sono molto indietro, e uno deve cercare di migliorarli a 360 gradi. Dal 2006 sono uscito dall'Italia, ho fatto 3 anni in Spagna, dopo sono ripassato a Torino per 1 anno e dopo sono riandato a Dubai per 4 anni, dopo sono stato 6 mesi qua in Cina, 3 mesi in Arabia Saudita e dopo sono ritornato in Cina. Non è Venezia! E Tianjin! Che se fossi rimasto in Italia, sì, ero Cannavaro, ho fatto quello che avevo fatto, però volevo qualcosa in più. Mi sono rimesso in gioco, sono andato in giro per il mondo. Io ho iniziato a studiare inglese a 37 anni, praticamente quando sono andato a Dubai, prima non riuscivo a contare neanche 1, 2, 3 in inglese. E qui adesso parlo spagnolo, parlo un po' di inglese. Thank you, grazie. Grazie, gracias. Gracias, Spanish. In Japanese? Arigato. Arigato, arigato. Si è aperto un mondo, il fatto di poter comunicare con le persone è fondamentale. Ho cercato di studiare l'arabo e il cinese, ma sono 2 lingue molto difficili. Io giro con la mia famiglia e questo è molto importante, perché ho dato la possibilità anche ai miei figli di fare delle esperienze fantastiche. Mia moglie è stata importante in questo, perché mi ha seguito ovunque, anche in Arabia Saudita, un paese che per le donne è molto difficile, e sicuramente è stato un valore aggiunto in questi anni. La Cina è un posto molto semplice. È vero che tanta gente ancora non parla inglese, internet è bloccato, però poi una volta che uno capisce il loro sistema ti si apre un mondo, perché loro con una sola applicazione riescono a fare tutto, dal taxi alla posta, alla scuola, a scambiarsi soldi tra persone. Un paese molto sicuro, un paese molto pulito. Nelle grandi città, le nuove città che ci sono adesso, lavano le strade sono tutte perfette. Io la trovo molto meglio di quello che uno pensi. Il momento prima di alzare la coppa è stato il momento più incredibile della mia vita, e ancora oggi ovunque vado c'è sempre la mia foto con la coppa in mano. E adesso, soprattutto con i social, tanti giovani mi mandano qualsiasi cosa che stanno sollevando e mi dicono: alzala capitano, alzala. Dopo questa esperienza in Cina, l'idea è quella di tornare di nuovo a casa, e il mio sogno sicuramente è quello di cercare di poter tornare in nazionale e vedere, chissà un giorno, se riuscirò a vincere anche qualcosa da allenatore, come ho fatto da giocatore, perché ce ne sono pochi quelli che sono riusciti a farli da capitano e poi anche da allenatore. Uno è Beckenbauer e l'altro è Deschamps.